destra, a destra. Vai tranquillo. No, 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 troppo, troppo. Un poco più a sinistra. Bravo, così. Ora vieni verso di me, vieni verso di me. Vieni verso di me. Così, bravo, sì, sì. Ora spostati tutto a destra. Ci siamo quasi, Mario. No, 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 troppo sei andato. Un poco più a destra, sei andato troppo a sinistra. Un poco più a destra, sì, bravo, bravo. Ma troppo! Gira, gira a sinistra. Ferma un poco più avanti. Un poco, poco, no, più avanti per nei miei confronti, no, vai indietro così. Ora, un po' verso di me, che quella è una quinta d'entrata. Bravo, mancano ancora 10 centimetri e siamo a posto. No, no, dall'altra parte, a sinistra, sì, così. Ok, ora spostati sulla destra, un altro po', vieni verso di me, un altro poco, poco, poco a destra e siamo a posto. Ci siamo quasi, Mario. Da questa parte, a destra. Cazzo! Calmi! Che facciamo? Mario, il pubblico è già in sala. Accertati che tutti siano pronti. Aurelio, non mi stai ascoltando. Non possiamo stravolgere battute di un copione per un oggetto di scena. Oh, sì, invece. Ci sono delle battute specifiche che hanno a che fare con questo cane, lo sai. Ed è compito tuo cambiarle, tesoro. Permesso? Avanti! Salve, sono Ariele Mancini. Non è che per caso c'è un posto per un'attrice, cioè io in realtà non ho molta esperienza, ma il teatro è la mia passione. Non si trova Clarissa, tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Aurelio? Basta, entra in scena adesso. No, non mi stai ascoltando. Bene, hai vinto, vai in scena. Senti un po', conosci i sei personaggi in cerca d'autore? Sì, ma dovrei... Sofia! Prendi i vestiti di Clarissa e glieli dai. Guarda che non ti basterà una mano sola, eh? No, appunto solo alcune note per ricordare le battute. Ma che anello bello che hai! Ma veramente molto bello! Sei tesa, ragazzina, eh? Rilassati e sembrerai di legno in scena. E se bevessi una camomilla? Vieni qui, dai. Dai. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Adesso fai un respiro profondo e conta fino a tre. Lentamente, prendi il tuo tempo. E ora espira contando fino a cinque. E scivolare via i pensieri, le preoccupazioni. È una bella sensazione. Fallo per 10 minuti tutte le volte prima di entrare in scena. Grazie, sei molto gentile. La vuoi un'altra dritta? Da donna a donna. Ok. La sera prima di uno spettacolo, masturbati. Prego? Ma sì, scarica le tensioni con un bell'orgasmo. Ah, l'indomani ti sentirei come nuova. Normalissima. Sì, lo so, ma mettere le mani lì... E tu non ce le mettere. Usa l'acqua. Manca la prima attrice. Al solito. Mi faccia il piacere. La segni, così imparerà a venire puntuale alla prova. No! Lei ha
ha giurato di farci sempre aspettare. Scusi, ma ho cercato tanto un'automobile per arrivare in tempo. Ma vedo che non avete ancora cominciato ed io non sono subito in scena. Per piacere, me li tenga e me li chiuda nel camerino. E mi chiudo anche il cagnolino. Come se fossimo pochi cani qui. Su, riprendiamo dal secondo atto del gioco delle parti. Attenzione, signori. Chi è di scena? Lei dunque non è di scena, no? Allora si levi, santo Dio. Lei invece entrerà ed uscirà da questa parte. Applicherà la bussola in fondo e metterà le tendine. Mi raccomando, si metta di tre quarti, perché se no, tra le astroserie del diavolo e lei, che non si farà sentire dal pubblico, di ogni cosa. Oh, qua non ci si vede. Si può avere per piacere un po' di luce? Un po' di luce, per favore! Vengo a vedere cosa succede. Continui lei. Io. Signore, questo cibo è chi l'ha preparato e aiutaci a condividere questo pane con coloro che non ce l'hanno. Per Cristo nostro Signore. Amen. La mamma quando torna? La mamma... non lo so. Magari dopo cena le telefoniamo. Aveva detto che tornava nel weekend. Lo sai che il lavoro la impegna tanto. E tu la difendi sempre. Tanto hai fatto che sei riuscita ad entrare in quella compagnia teatrale. Che mi dici di loro? Sembrano brave persone. Il teatro poi è bellissimo. Forse un po' malandato, ma affascinante. Io sono contento di questa tua nuova passione. Davvero, ma non vorrei che ti distogliesse dallo studio. No, papà, veramente, non preoccuparti. Guarda che le attività extrascolastiche concedono un bonus che gonfia il punteggio finale. Poi ho anche parlato col preside. Gli ho chiesto di portare la scuola a teatro e sembrava entusiasta. Stai attenta però, ne ho sentito davvero di tutti i colori su queste compagnie teatrali. Dovresti vederli, sono così stravaganti. Chissà quante cose potrò imparare da loro. Vegnino signori, vegnino! Oggi per voi la salvezza eterna e con noi potrete dire no alle fiamme dell'inferno. Abbiate fede! Ed incomodato d'uso vi sarà dato uno dei nostri angeli custodi. Angeli provenienti da splendidi paradisi fiscali che abbiamo creato grazie a voi, signori. Grazie a voi. Grazie a voi. Ecco un pratico manuale di istruzioni gratuito. E splendidi gadget. Lasciate che i pargoli vengano a noi. Oggi, e solo oggi, due battesimi al prezzo di uno. Affrettatevi, gente! Il paradiso vi aspetta! Avvertenze! L'esposizione prolungata può provocare demenza precoce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Affrettatevi! 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 Affrettatevi!